Buongiorno amici del canale e amici di Shabby Style, perché questo bellissimo video lo troverete con tantissime foto, tantissimi dettagli anche su questa bellissima rivista nel mese di settembre, mese in cui si torna tutti quanti a lavoro, in palestra, in piscina, a scuola e vi servirà sicuramente una bella scrivania. Quindi oggi vi faccio vedere come colorare due legni completamente differenti, accomunarli e renderli unici in un ambiente un po' diciamo neutro come colore, come colore di base. Utilizzeremo un Julia's Grey, un colore neutro, delicato, perfetto per qualsiasi ambiente, qualsiasi stile, che sia moderno, classico, in stile shabby chic, in stile provenzale, contemporaneo, decidete voi. Ma vi farò vedere come sverniciare il piano superiore, come applicare dei fregi che movimentino la parte frontale, un bellissimo pomello delicato. Partiamo! Ovviamente sverniciando la parte superiore. Non so bene cosa ci troverò sotto, perché vedo che in alcuni punti hanno messo anche della cera. Vediamo. Ovviamente lo sverniciatore si apre e si gira bene bene bene. Sapete che la preparazione di un prodotto è sempre girare per bene, ok? Non vi spaventate se dentro ci possono essere degli accumuli, dei grumi o magari due colorazioni differenti, è normalissimo. Nel momento in cui si va a miscelare, il prodotto è perfetto. Mi raccomando, no aria, no luce, sole diretto, ok? E stendetelo abbastanza denso, spesso, su tutta la superficie in modo omogeneo. Io faccio sempre così, ma non perché voglio sprecare, ma perché voglio essere più omogenea. Ne stendo poco, poco, poco e poi dopo lo tiro. Un pennello, ragazzi, non nuovissimo, un pennello che ha già avuto un po' di mesi dietro, di colore con Magic. Si stende per bene. E si lascia uno strato abbastanza denso sulla superficie, non troppo sottile. Ritocco un po'. Come vedete io non sto utilizzando guanti, anche se lo smalto. Potrebbe sverniciarmi lo smalto. Mentre il mio sverniciatore fa il suo lavoro, ci vorrà pochissimo perché ho già visto adesso sta già sciogliendo la prima parte, quindi secondo me 20 minuti, mezz'ora al massimo. Inizio a mettere i fregi sulla parte frontale del cassettino. C'erano qui due pezzi di legno e non mi piacevano neanche un po'. Stile vecchio, non stile antico. E quindi ho deciso di rimuoverli, mi è bastato mettere una spatolina e alzare e li ho tolti con molta facilità. Ho tolto i chiodini, ho carteggiato un pelino la colla in eccesso e ora voglio applicare due fregi meravigliosi. Sono due fregi, ovviamente della linea Voodoo Band, codice 1382-3. E sono una coppia di fregi veramente, veramente carinissima. Li metterò così da una parte e così dall'altra. Per poi lasciare lo spazio nel centro al suo pomello. C'era già un pomello, ho avuto il dubbio di metterne due, ma secondo me uno è perfetto. Quindi ricordate tutto ciò che serve per applicare i fregi. Una colla per legno, pennellino, un po' di acqua per eliminare gli eccessi di colla, un phon termico e ci si diverte. Io la colla sono solita aprirla, faccio meno fatica. Abbastanza abbondanti, mi raccomando. Perché deve aderire bene bene bene. E poi sapete che tanto utilizzando il phon termico andiamo assolutamente a far aderire perfettamente il nostro fregio, che è in pasta di legno, quindi non è in legno, è in pasta di legno ed è la sua bellezza, perché essendo in pasta di legno flette perfettamente e prende qualsiasi forma voi vogliate.
bello bello spalmato su tutta la superficie. Prendo come misura perfetta il disegno che avevo già sotto, ma voi misurate bene e cercate di essere precisi, perché un fregio messo male, in modo storto, si nota. Ho fatto aderire bene il fregio alla superficie, ora schiaccio, scaldo con un phon termico, poco poco. Il mio phon termico è fantastico e arriva a una temperatura molto elevata, anche di 500-600 gradi. Per i nostri fregi non serve una temperatura così elevata. Ora, come vedete, il fregio è già abbastanza fermo, perché è bastato pochissimo tempo con il phon termico per farlo attaccare bene 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 bene. E con un pennellino imbevuto con pochissima acqua vado ad eliminare gli eccessi di colla che sono usciti. Visto com'è facile e anche divertente, guardate qui, il fregio non si rovina se passate il pennello con l'acqua. Schiaccio ancora un pochino, assesto bene il fregio e proseguo col secondo fregio. I miei fregi sono attaccati alla perfezione, guardate qui, ci ho messo pochissimo, neanche 10 minuti. Il bello di utilizzare prodotti di qualità come questa è proprio la sicurezza, la garanzia, che vengono sempre alla perfezione, qualsiasi risultato viene alla perfezione, aderiscono a tutte le superfici, si muovono completamente. E pensate, se mai un domani vi stufate e volete togliere questo fregio, vi basterà di nuovo scaldarlo con una spatolina, la inserite sotto e lo sollevate e il fregio può essere di nuovo utilizzato per un altro restyling. Bello, eh? È passata circa mezz'oretta, è arrivato il momento di togliere lo sverniciatore e ho già notato qui da un angolino che la vernice è perfettamente scollata dalla base, ma sotto hanno tinto la superficie con un po' di mordente. Il mordente è un tingente in polvere che solitamente si dissolve e viene utilizzato proprio per scurire i legni, cosa che a me non piace particolarmente. A me piace il legno ossidato, sui toni del grigio, anticato, oppure semplicemente chiari nella loro bellezza. Quindi, dopo aver sverniciato, vedremo come alleggerire il legno. Spatolina affilata in ferro. Un contenitore dove mettere tutto quello che togliamo e via, si parte. Mi raccomando, dovete fare attenzione ovviamente a non graffiare il legno e vedrete già che la lucentezza, la luminosità del legno esce fuori, ma non c'è più quel lucido fastidioso dato dalle vecchie vernici impregnanti. Si inizia già a notare la vera colorazione del legno sottostante. Purtroppo spesso questi legni non sono perfettamente dritti, quindi vedrete in alcuni punti un avvallamento. Questo avvallamento è solo dovuto al fatto che il legno non è perfettamente in piano, ma si risolverà pian pianino adesso, vedrete come. E voilà, ho tolto tutta la vernice, guardate che coloraccio. Adesso mi preparo un bel secchiello con un po' di acqua calda, un goccino di ammoniaca, una spugna strizzatissima e massaggio la superficie. Elimino eventuali residui, non vado a riempire il legno di acqua ammoniaca assolutamente, perché la spugna sarà strizzatissima, ma oltre a togliere residui, massaggiando, eliminerò ancora un po' del mordente che ha tinto il legno. Panno pulito in microfibra, strizzatissimo, solo acqua calda, e tolgo via eventuali rimasugli. Vedete? E finalmente è arrivata l'ora di colorare. Abbiamo scelto questo colore meraviglioso, etereo direi, Julia's Grey, una punta di grigio delicatissima.
né troppo chiaro né troppo scuro, una copertura fantastica, veramente spettacolare. E i pennelli che vi consiglio di utilizzare per sedia e scrivania, perfetti per queste modanature, per queste gammine molto lavorate, sono l'Elizabeth Small, quindi un pennello morbido ma con una setola bella affilata che va dappertutto, proprio dentro gli intagli, oppure il classico pennello da 30. È difficile colorare le sedie, quindi occhio. Tutti quanti pensiamo che poltrone e sedie siano facilissime. Non è così. Tutte queste gammine nascondono un sacco di insidie. Perché? Perché l'ABC di una buona stesura è non ripassare troppe volte quando si colora, quindi non si può colorare, andare qui, andare lì e dopo 10 minuti ripassare qui. No, perché altrimenti si toglie colore. Quindi, prima di tutto, sulle sedie bisogna fare attenzione, si fa una gammina per volta, non si corre, ma non si fanno gocce, quindi occhio, non dovete fare gocce, ok? Quindi si carica il pennello bene, si scarica altrettanto bene. Partiamo. Carico. Delicatamente tolgo l'eccesso che è fuori, tengo solo quello che c'è dentro e inizio a colorare. Vi renderete conto subito che questo pennello è veramente uno spettacolo, morbido, meraviglioso, perché va in qualsiasi cesellatura e copre qualsiasi tipo di base, la più ruvida e la più liscia. Per far sì che l'Elizabeth abbia un'ottimale coprenza, però non trascinatelo troppe volte, passate e basta, via, non si ripassa più. Occhio alle gocce e alle colature. Vi consiglio adesso di stendere la pittura utilizzando questo tipo di stesura, quindi andando in tondo. Vedete, io prendo il pennello in questo modo e vado nel verso che mi richiede la zampina. La mia zampina mi richiede di lavorare in questo modo, seguendo le sue forme. Se invece voi avete una zampina lunga, liscia, affusolata, potete tranquillamente dipingere in questo verso. È arrivato il momento di colorare anche la paglia di Vienna e parto colorando la parte sotto. Sì, perché per colorarla bene deve essere colorata sotto e sopra. Perché la coloro? Potrebbe essere bella anche al naturale, ma io amo dare più omogeneità al restyling, quindi mi piace che sia tutto quanto della stessa tonalità. Avesse avuto appunto due legni simili della stessa tonalità era molto molto più delicato, molto più accogliente come restyling, così bisogna modificare qualcosa. Quindi, pennello abbastanza imbevuto, sotto magari mettete come me un cartone, pressate e fate andare bene la vernice all'interno. Carico bene, scarico poco, potete anche stenderlo in un lato così, in un altro, potete picchiettare, potete fare come volete, l'importante è che coprite la superficie bene al 100%. Ora giro la mia sedia al contrario. È bene partire sempre con tavolini, con sedie e gambe all'aria, perché prima si tolgono i difetti che non si vedono subito a occhio nudo e dopodiché, girandola, si vedranno altri difetti. Una cosa molto importante è questa. Sempre pennello scarico, 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 perché l'aggrappaggio è perfetto quando la vernice è tirata bene, ok? E quindi ha proprio modo di aggrapparsi bene alla superficie anche se è molto lucida. Ricordate, Magic Paint è una delle poche vernici al mondo che non ha l'aggrappante, non usa fondi, non usa primer, non li produciamo neanche. Quindi avete la mia garanzia al 100% che Magic Paint aggrappi su qualsiasi superficie. Ovviamente prima si lava con ABBA. Vedete, anche qui si nota
perfettamente che è molto lucida, come le gambe, come la seduta, ma una prima mano pura, non diluita assolutamente, coprirà bene, e vedete già la coprenza di prima mano è già eccezionale, ma aggrapperà ben bene, quindi la seconda mano sarà veramente una finitura. Mi raccomando, quando dipingete materiali anche particolari, tipo la paglia di Vienna, tipo la radica, o comunque legni deboli, delicati, che possono gonfiare, mai utilizzare vernici diluite, sempre vernici pure, non rovinano le superfici. Quasi finito la mia mano anche sulla paglia di Vienna. Occhio, un consiglio, non lasciate così, giratela di nuovo al contrario e controllate che non ci siano colature, perché ovviamente abbiamo abbondato per far andare bene bene la vernice dentro l'intersezione della paglia di Vienna, quindi è meglio controllare che dall'altra parte non ci siano goccioloni. Prima mano anche sulla mia scrivania. Non fatevi ingannare dal fatto che ci sia un legno grezzo. Sì, è vero, la sedia era lucida, ora c'è legno grezzo, ma stenderò sempre la vernice pura. La vernice pura perché aggrappa bene, perché copre di più e perché ne utilizzo meno e non cola. E non è facile stendere la vernice su una superficie così tanto modanata, come possono essere in effetti queste gambe, molto molto modanate dal punto di vista delle torniture del legno, ok? Quindi usate la pittura pura con un buon pennello come l'Elizabeth, prendetelo dal fondo e mi raccomando, utilizzate sempre il pennello nel verso che vi richiede appunto la stesura. Occhio a un'altra cosa, io qui ho dovuto sverniciare il tutto perché sotto c'era una vernice bianca su cui probabilmente è stato steso sotto anche una base, un primer, una cementite e uno smalto bianco che col tempo si è ingiallito. L'ho dovuto togliere ovviamente perché era pieno di gocce, di colature e poi era proprio stesa molto 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 male. Ci abbiamo messo molto io e Emma a eliminare tutto. Questo perché? Perché non è che una vernice vale l'altra. Le vernici sono differenti in base proprio alla struttura. Uno smalto non c'entra nulla con una vernice come Magic Paint che è gessosa ed è perfetta per creare uno stile pazzesco a una scrivania del genere. Quindi mi raccomando, se amate lo stile provenzale, country, shabby chic o comunque anche industriale e volete avere proprio il sapore della pittura stesa per dare poi altre tecniche, utilizzate una vernice al gesso come Magic Paint. È molto molto importante questo fattore. Se in alcuni punti vedete che ci sono ancora dei rimasugli di vernice bianca, non vi preoccupate, sono ben ancorate e non vengono via. Quindi partiamo con la prima mano di vernice Julius Gray pura su questa struttura. Carico bene il mio pennello, scarico appena e via. Mi manca solo più il cassetto, la prima mano è quasi finita. Voglio però che il mio cassetto scorra bene. Spesso nei vecchi mobili non trovate proprio le guide che fanno scorrere bene il cassetto, trovate semplicemente l'appoggio, come io in questo caso. Prendete una candela, stendetela bene all'interno di questo legno e vedrete come il cassetto scorrerà ancora meglio. E voilà, prima mano finita.
Sono soddisfattissima perché ha coperto veramente veramente bene. Infatti non darò una seconda mano dappertutto. Sicuramente una bella seconda mano sulla sedia, sì, sempre vernice pura, quindi sempre il mio Julius Gray puro. Invece su questa bella scrivania darò solo qualche tocco perché non servirà una seconda mano. Un ottimo risparmio di tempo e di soldi. Do la seconda mano pura solo sulla sedia. Dovete capire che c'è differenza quando un materiale è lucido, come la sedia, e invece quando è un pochettino più grezzo come il nostro tavolo. Spesso dobbiamo dare delle linee guida e le linee guida non vanno sempre, diciamo, reinterpretate alla lettera in base, no, al colore, in base a quello che si deve dipingere. Le linee guida cambiano spesso in base al materiale che si va a colorare, perché appunto essendo la sedia lucida sicuramente una seconda mano serve, ma la stenderò sempre pura. Perché? Perché non cola, perché farò molta attenzione a stendere le pennellate, sarà più materica, sarà bellissimo il risultato. Invece su un materiale leggermente più grezzo come quello del tavolino basterà sicuramente una sola mano e quindi ancora più risparmio. Detto questo, stendete comunque sempre sulle sedie la vernice pura, perché proprio non cola, è più facile da stendere. Guardate, questa mano è proprio una coccola e fa diventare questo colore ancora più bello e pieno. Ecco qua. Iniziamo finalmente a decorare il nostro tavolo. Nella parte superiore abbiamo utilizzato lo sverniciatore, ricordate che è biodegradabile e naturale, e abbiamo portato legno vivo questo bellissimo piano. Adesso ovviamente non vogliamo nasconderlo, non vogliamo di nuovo colorarlo, ma lo arricchiremo con questo bellissimo stencil. Se lo cercate, dai rivenditori MG Paint sul sito di Zirom, si chiama Giglio Marocain. È molto elegante. Io lo, diciamo, lo rappresenterò sempre tono su tono, quindi utilizzerò sempre il Julius Gray, pennellino, tamponcino perfetto per lo stencil, ma non lo farò proprio netto, liscio, pulito, lo farò un pochettino vintage, un pochettino anticato. Cercherò di essere poco precisa e non è difficile. Lo blocchiamo con il nastro carta, io utilizzo questo da 5 cm, ma se ne avete uno da 2 va bene uguale. Metterò un pezzettino di nastro carta qui, solo per tenerlo bello fermo. E anche dall'altro lato. Io ho preso il centro del mio piano e ho posizionato qui il mio stencil in modo che ne faccio uno qui e lo ribalto da questa parte e uguale qui e questa parte. In realtà il centro sarà proprio in metà a questo segnettino e anche qui sono andata proprio al bordino perché voglio che queste tre lineette partano proprio dal bordo del mio legno. Siete poi voi a decidere come mettere lo stencil, però deve essere molto realistico, quindi occhio. Anche qui, importantissimo che per lo stencil il colore sia sempre puro, ok? Non colori diluiti. Bisogna mettere poco colore, puro e con pennellino apposito ben scarico. Scarico bene ancora nel barattolo, non si spreca nulla. Vado qui, scarico ancora un pelino e poi parto. Un po' io parto sempre così picchiettando, perché è il metodo migliore per non sbavare. Nel momento in cui poi il mio tamponcino è un pelino più scarico, quindi sono sicura che non sbavo da nessuna parte, posso poi anche, diciamo, strofinarlo leggermente. Però per avere la garanzia che non si sbavi il colore sul legno, è bene partire sempre tamponando. Ovviamente abbiamo anche una superficie molto assorbente, perché il legno grezzo alla base ovviamente assorbirà un bel po'. Ve lo faccio vedere un pochino, guardate qui, molto raffinato. Ed ecco qua. Precisa ma non troppo, vediamo se è venuto bene. Tolgo il mio nastro carta, ma lo riutilizzo per dopo. Solleviamo e voilà,
Mi piace tantissimo perché un vedo non vedo, non è troppo preciso e io non volevo una cosa troppo precisa, volevo una cosa un po' usurata. Perché? Perché ci sarà anche il decapè sul tavolo, quindi non vogliamo una cosa precisa. Riposiziono il mio stencil sovrapponendo i tre trattini e continuo. E voilà! Il mio piano è finito. Ora stencil sul lato del cassetto. Ed ecco qui lo stencil sul nostro cassetto. È un dettaglio che pochi vedranno, ma è il dettaglio che fa la differenza. È arrivato il momento di antichizzare la mia seggiola e la mia bellissima scrivania. Per antichizzare cosa intendo? Intendo usurare la superficie con una carta abrasiva di densità media dove si andrà ad asportare della vernice, si chiama decapè. Quindi metteremo in rilievo tutto ciò che sta all'esterno delle nostre modanature, del nostro piano, quindi anche il nostro stencil verrà molto anticato. In generale si può rappresentare questa tecnica sia manualmente, utilizzando delle spugnettine abrasive come queste, oppure si può utilizzare anche una buona levigatrice. Con la levigatrice ovviamente si fa un po' prima, però si deve essere un pochettino esperti, perché si può anche rischiare di levigare troppo e carteggiare troppo, rovinando anche la superficie. Invece manualmente ci vorrà un po' più di tempo, un po' più di pazienza, ma utilizzando delle spugnettine abrasive come queste di densità media e un pochettino spessa, ci metterete comunque non troppo tempo. Diciamo che la grana ideale sarebbe una carta 100, che è rappresentata su una spugna, è molto molto buona come densità, perché la spugna, essendo morbida, usura meno. Mentre invece la carta vetro, essendo appunto su una macchina come la levigatrice, usura un pochettino di più. Sulla carta vetro che ho inserito appunto nella mia levigatrice ho messo una 150. Io utilizzo sempre questa levigatrice perché ha una piastra molto molto morbida e quindi non mi va mai ad usurare troppo la superficie, quindi non mi rovina il legno e non mi rovina troppo la vernice. Decidete voi come fare, vi faccio vedere entrambi i modi. Mascherina, perché la polvere di levigatura non fa bene, non fa bene né quella di legno né quella di vernice, la polvere in generale non va mai respirata. Per questo motivo si usano vernici come Magic Paint, che vi consentono di colorare qualsiasi tipo di supporto senza carteggiare prima, senza usare fondi, risparmiando tempo e soldi. Importante però mettere una mascherina se si devono rappresentare tecniche come questa e non respirare polvere. In questo modo seguite il più possibile la forma della gambina. Questo è ciò che toglie una spugnettina leggermente più grande, mentre invece una spugnettina leggermente più fine, una grana 100, usura un pelino di meno. Dovete fare un pelino più di fatica, poca. Se invece volete utilizzare la levigatrice, si fa così. Anche se passo la levigatrice, do sempre un colpettino con la spugna abrasiva fine, perché aiuta a far sì che sia tutto molto più delicato e omogeneo.
Il cassettino dove ho messo i fregi lo carteggio a mano perché non voglio rovinare i fregi, quindi un movimento sbadato potrebbe darmi un po' di problemi con i fregi. Se volete far meno fatica quando carteggiate a mano, pannettino umido, lo passate bene sulla superficie, inumidendola leggermente, poi spugna abrasiva e si gratta. Antichizzo anche il piano superiore, quello con lo stencil, sempre con la mia levigatrice. Ovviamente la carta vetro sarà un po' più usurata, perché l'ho già utilizzata per la base, quindi gratterà un pelino meno, meglio. Ho deciso di foderare il mio cassetto con una bella carta, una carta neutra, delicata, che è una trama di un tessuto. Il colore è perfetto per la base Julius Gray. Ricordate sempre che dai rivenditori Magic Paint e sul sito elisirom.com potete comprare la carta da parati anche a metro, quindi vi potete proprio togliere lo sfizio di acquistare la carta da parati giusta per quella nicchia o proprio per quella vetrina e potete rifinire tutto su misura abbinando carte ai colori Magic Paint. Io l'attacco con la colla spray, una colla che attacca tutto quanto molto velocemente. Attenzione solo ai periodi estivi e invernali, perché la colla subisce molti cambiamenti di clima, quindi mettetela quando siete sicuri che la temperatura è stabile. Si stende da un lato e dall'altro a piccole campinature. Avete qualche istante prima che diventi super aggrappante e quindi avete proprio qualche istante per farla aderire benissimissimo alla superficie. Estendo di nuovo la mia colla. Un lato e il secondo lato. Rifilo il bordino con il mio cutter
e poi finirò ancora in modo più preciso quando la colla sarà completamente secca. Se rimangono nei bordi del cassetto dei rimasugli di colla, si tolgono con acqua e sapone, quindi due gocce di sapone in un secchio d'acqua calda, un pannettino ben strizzato, e togliamo la colla. Metto questo bellissimo pomello in vetro anticato, sta veramente bene, è della mia selezione personale e lo trovate anche dai rivenditori Magic Paint sul sito elisirom.com. Il marchio è Sherry and the Cake, sono bellissimi. Il vetro sta sempre bene su tutto, ma il vetro anticato è veramente speciale. E voilà! È arrivata finalmente l'ora di proteggere con la mia cera Jasmine, una cera naturale, biologica, profumatissima al gelsomino, da qui il nome, e super resistente, perché all'interno la bacca di carnauba fa diventare le superfici super super morbide e protette. La passerò sia sul piano in legno che sulla struttura colorata. Guardate bene, un po' di cera, si carica bene il pennello, un pennello che si usa solo per la cera, io utilizzo il mio all-in-one, e dopodiché la passo dappertutto. Vedrete che il colore della struttura cambia, perché la tonalità si rivitalizza proprio col passaggio della cera. Diventa un grigio bello, pieno, molto delicato. Anche questo restyling è finito. Riassumiamo? Ho dovuto sverniciare la base. Sì, perché c'era una vernice bianca, una base cementite, uno smalto vecchio. L'ho sverniciata prima di farvela vedere. Era veramente troppo brutto da vedere. Invece il piano l'ho sverniciato con voi, perché volevo farvi vedere come può tornare a respirare un bel piano in legno mastello. Dopodiché ho steso su tutta la superficie il mio fantastico Julius Grey, un grigio molto delicato, contemporaneo ma anche vintage al contempo. Abbiamo fatto un bellissimo stencil sempre con Julius Grey sul piano superiore e sui laterali dei cassetti, un decapè su tutta la struttura, delicato, perché il decapè non deve mai essere troppo in questo caso. Abbiamo protetto tutto quanto con la mia fantastica cera Jasmine, una cera delicatissima, profumatissima, ma molto molto protettiva. Non pensate che non protegga dall'usura, anzi, un nuovo pomello, due fregi pazzeschi della linea Voodoo Band, cosa si può voler di più? Nulla. Sono molto felice anche dell'abbinamento con la mia sedia in paglia di Vienna. Ora che le vedo vicine, entrambe con il loro decapè, stanno veramente bene insieme. Ditemi nei commenti se vi è piaciuto questo video e acquistate in edicola Shabby Style. Ci saranno tutte le foto di questo bellissimo cambiamento. Al prossimo video. Ciao!